Ciao, durante la conferenza internazionale di Skyway in Italia abbiamo avuto modo di conoscere personalmente Sergei Sibiryakov, da 17 anni in Skyway, membro del consiglio di amministrazione e braccio destro del fondatore della tecnologia Skyway. Una persona semplice, credibile, molto disponibile e alla mano, nonostante sia ingegnere fisico e professore di prognostica, con un curriculum di tutto rispetto, ma al tempo stesso molto disponibile a rispondere a tutte le domande della sala per oltre un'ora e mezza. Tante domande su tutti i fronti hanno aumentato la fiducia ai massimi livelli e chiarito ogni dubbio. Abbiamo ricevuto da Sergei informazioni molto preziose, anche se per alcune ha dovuto riservare un carattere di segretezza aziendale. Quello che è stato messo in evidenza è questo: Skyway oggi sta rispettando ogni fase del proprio piano di business pensato fino al 2100. Ed è più avanti nella tecnologia rispetto ai suoi concorrenti e prevede di conquistare il 50% del mercato mondiale dei trasporti. Ha un piano per gli investitori che va molto oltre la fine delle azioni. Non a caso si stanno avvicinando al progetto oltre 200.000 investitori di 237 paesi, anche altri grossi investitori. Skyway oggi è inaccessibile al mercato americano non per volontà propria, ma delle autorità americane. Tuttavia è fiduciosa di avvicinare all'opportunità anche i cittadini investitori americani che già da tempo segnalano di voler partecipare a questo progetto. Skyway è stata considerata dagli esperti mondiali americani come l'unica soluzione possibile ai problemi del traffico e viabilità nelle grandi città del mondo e del conseguente inquinamento ambientale. A breve avrà anche una propria criptovaluta che, secondo Sergei, si posizionerà in breve tempo tra le primissime criptovalute al mondo che brillerà di luce propria. È stata definita la più grande innovazione del XXI secolo. Con questa breve relazione sulla conferenza ti invito a mantenerti in contatto con me per essere sempre costantemente aggiornato sulle novità di Skyway e sui suoi progetti futuri. Ciao!